Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati in diretta come ogni giovedì per Voglia di Spezia. Reduci dal KO dopo 9 risultati utili consecutivi, interno domenica contro il Verona, si riparte in vista della sfida di Carpi per comunque mantenere una posizione all'interno dei playoff. Ben ritrovato a Enrico Lazzari, ciao Enrico. Buonasera a tutti. E poi abbiamo il piacere di avere con noi il migliore in assoluto dei terzini della Serie B. Ti sei sbilanciato. Tommaso Augello, ciao Tommaso. Buonasera, buonasera a tutti. Ci sei sbilanciato. Benvenuto, ci sbilanciamo, però quest'anno, vero o no? Quest'anno sta dimostrando davvero di essere un grandissimo difensore. Andiamo a ricordare che potete intervenire con noi inviandoci una mail a diretta@teleliguriasud.it oppure un sms al 331 70 70 002, oppure scrivendoci sul nostro gruppo di Facebook Voglia di Spezia, dove sono già arrivati alcuni dei vostri messaggi per Tommaso Augello. Enrico, facciamo un breve passo indietro alla sfida con il Verona. Spezia che parte bene, gol da stropicciarsi gli occhi, sì, di Mora, e poi cosa succede? Il gol del Verona risveglia comunque l'orgoglio di una squadra forte che gioca la sua partita, poteva starci il pareggio, ma il Verona non ruba nulla e salva la panchina a Grosso che era sulla graticola. Sì, hai detto bene, possiamo definirlo anche così, anche se lo Spezia poi nel finale qualche occasione per pareggiare ce l'ha avuta, alla fine se fosse venuto fuori anche il pareggio poteva essere forse un risultato accettabile da entrambe le squadre, però devo dire che si è visto un Verona, forse perché affrontava una squadra che sapeva molto in salute, l'ha affrontato con grande determinazione, soprattutto sfruttando quelle che sono le sue armi. Probabilmente anche Grosso ha cercato di studiare un pochino qual era la possibile disposizione migliore per la sua squadra, e devo dire che tutto sommato è riuscita a essere una di quelle squadre che dall'inizio del campionato adesso ha messo più in difficoltà lo Spezia, forse quella che nel complesso ci ha messo più in difficoltà di tutte, perché abbiamo incontrato tutte le più forti anche nel periodo in cui andavamo già bene. È vero che in casa abbiamo pareggiato sia con il Palermo che con il Lecce, ma all'interno di quelle partite lo Spezia non aveva subito così tanto l'avversario. Il Verona ha trovato l'opportunità di chiuderci bene sulle fasce, anche se, come hai ricordato tu prima, il primo quarto d'ora è stato molto positivo. Lo Spezia ha fatto il solito inizio forte, il gol è stata una trovata ovviamente di Luca Mora, però al di là del gol lo Spezia ha fatto vedere quello che di solito fa vedere spesso e volentieri in casa nei primi minuti, metterla all'avversario, qualsiasi avversario sia, lo ha fatto anche con Lecce, lo ha fatto anche col Palermo, ti mette lì e può andare in vantaggio. Forse il vantaggio subitaneo, cioè dopo pochi minuti, ha fatto sì che in un certo senso il Verona cominciasse magari a cambiare assetto di gioco, ma anche lo Spezia accettasse quasi che il Verona venisse un po' più avanti per colpirlo magari in contropiede. Lì forse siamo stati meno lucidi di altre volte, perché sono state coperte anche molte linee di passaggio con gli attaccanti, si è trovata ad andare in velocità qualche volta a Galabino dove magari ci doveva andare Okereke, più utilizzato, più impegnato magari a dare una mano in fase difensiva. Il nostro centrocampo sul palleggio dei giocatori tecnici, anche bravi del Verona, è andato un po' in difficoltà e ha cominciato a subire lì nel mezzo, lì dove poi sono venuti i due gol, no? Questi tiri da lontano che poi sono anche, in un certo senso, possono essere anche considerati, non dico fortunati, ma dipende dalle giornate, no? C'è delle giornate che vai, arrivi lì al limite dell'area, tiri 20 volte e non prendi mai l'angolino. E soprattutto il secondo gol, il Verona lo fa praticamente con la palla che passa in mezzo a 3-4 giocatori, ovviamente poi c'è anche il rimbalzo, insomma, tale da ingannare anche la manna, e quindi dal primo gol che ci poteva stare vai a subire inizio secondo tempo quello che è il gol che ti mette in difficoltà, perché sai che di fronte hai una squadra che ti ha
in questo momento, almeno per larga parte della partita, ti è riuscita a controllare bene, anche se devo dire che la reazione del finale è stata positiva, si è avute le occasioni per pareggiare, insomma quella di Galabinov, ma non solo, però ecco, ci sta dopo 9 risultati utili consecutivi perdere una partita, è ovvio che dispiace perderla in casa, dispiace perdere quella partita che forse ti avrebbe consentito di cambiare completamente il tuo tipo di campionato, perché a quel punto saresti arrivato anche in una zona di classifica tale, non che adesso non ci sei, però insomma questi 3 punti, lasciando addirittura il Verona a 4, insomma sarebbe stato anche un gap abbastanza importante per guardare anche sopra con molto ottimismo, visto le qualità che abbiamo dimostrato in questo scorcio di campionato e soprattutto la forma fisica e mentale. È ovvio che solamente, per quanto mi riguarda, la considero solamente un incidente di percorso, poi sentiremo anche Tommaso, però credo insomma che vada ascritto in un incidente di percorso, perché la prestazione poi è vero a sprazzi, ma comunque lo Spezia anche in questa occasione l'ha fatta, invece può capitarti proprio la partita in cui non riesci a fare nulla, ecco invece la prestazione comunque in parte almeno si è vista anche col Verona. Torniamo alla foto di Andreani del gol di Mora, foto nostre di Spezia Calcio, quindi sono Moretti, di Patrizio. Moretti. Vediamo le foto di Patrizio Moretti sulla rovesciata di Mora. Ecco, Augello, ti ha rubato, diciamo così, la copertina del gol più bello dell'anno. Doveva essere il tuo con il Cosenza, ce lo ricordiamo. Questo è ad oggi il gol più bello dell'anno, ma non è bastato. Come mai non è arrivato il risultato secondo te domenica col Verona? Ha già detto tutto lui, ha analizzato molto bene la partita e non è arrivato il risultato per episodi sicuramente, ma abbiamo avuto una mancanza rispetto al solito in fase difensiva. Tatticamente siamo stati un po' più disorganizzati quando hanno avuto la palla loro e ci hanno imbucato spesso tra le linee. Infatti i 2 gol sono arrivati proprio da disattenzioni, magari pressioni mal riuscite nostre, e probabilmente quella è stata la differenza. È la squadra delle big che vi ha più messo in difficoltà, il Verona, dovendo analizzare un po' gli ultimi 2 mesi, gli ultimi 3 mesi? Sì, penso di sì. Penso anche il Cosenza al primo tempo, poi è finito come è finito, lo sappiamo, però il primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà. Parlando di squadre che stanno in questo momento nella classifica nella parte alta, è la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Ecco, in attesa del sondaggio, Enrico, Michele Mariotti ci scrive per te, Tommaso: so che sei cresciuto nella stessa scuola calcio da dove è uscito De Sciglio, secondo me non hai niente da invidiargli, sei forte e presto giocherai anche tu in Serie A. Ti fa questo augurio. Lo ringrazio. È vero questa cosa? Sì. De Sciglio, non so, ha giocato penso pochissimo, poi è andato subito al Milan, comunque un settore giovanile affiliato al Milan, i giocatori più bravi di solito riescono sempre a passare dall'altra parte. De Sciglio è stato uno di questi, lo ringrazio. Hai giocato per alcuni anni in una formazione di Lega Pro, che comunque, diciamo così, è stata per anni ancora una cenerentola della Lega Pro, come il Giana Erminio, hai fatto più di 100 presenze. Poi lo scorso anno gradualmente ti sei ritagliato il tuo posto e te la contendevi con Lopez. Quest'anno la consacrazione. Questo passaggio come l'hai vissuto e quando, a tuo avviso, nella tua testa e nelle tue gambe c'è stata la svolta? No, penso che dal primo giorno, prima devo ringraziare Gian Erminio perché ha fatto 3 anni bellissimi, ha passato veramente 3 anni davvero belli, ricchi posto di tante tranquillo, emozioni. Senza pressioni. Posto tranquillo, per un giovane è il posto ideale, davvero. Poi ero comunque a casa, 15 km da casa, per cui è stato il massimo. No, da quando sono arrivato qua sicuramente sono arrivato con l'idea di dover dimostrare, ma soprattutto cercare di adattarmi prima al ritmo e alla categoria. Piano piano, con serenità, l'anno scorso penso di averlo fatto, al giro del ritorno ho avuto qualche opportunità in più. E no, io sono stato sempre sereno, ho lavorato sempre al massimo, essendo consapevole dei miei mezzi, ero convinto di poter far vedere quanto valessi nel momento in cui avrei giocato almeno 3-4 partite di fila. Questo è accaduto
dopo Cittadella, Carpi, quella partita dell'andata, che probabilmente mi ha dato più consapevolezza e da lì è cambiato. E forse sei diventato il titolare fisso di questo Spezia. Enrico, le stelline un po' in discesa, ovviamente, dopo una sconfitta, vediamole, dai, eccole qua. Insomma, diciamo che viene un po' tirata in mezzo la difesa più che il centrocampo, anche se in realtà, secondo me, insomma, la fase difensiva, come sa bene Tommaso, la devono saper fare tutti. L'ha persa, no? Centrocampo lo Spezia la partita. Perché è vero che anche dietro, insomma, è arrivato qualche pallone difficile, e da una parte avere da una parte di Gaudio che ti mette particolarmente in difficoltà per la sua attività, non che lì non fosse altrettanto bravo, però secondo me Tommaso lo ha controllato molto bene, quindi lo ha limitato moltissimo, forse si è limitato anche lui in qualche sortita di meno del normale, però nello stesso tempo, secondo me, un po' più di Gaudio si è messo in difficoltà, però tutto sommato la difesa poi, quando arrivavano questi palloni in mezzo, è riuscita sempre a salvarsi in un modo o nell'altro, quindi devo dire che è vero, la colpa, tra virgolette, del centrocampo, ma anche lì si difende, anche gli esterni d'attacco vengono a difendere, quindi nel mezzo, certo, abbiamo subito forse un po' il palleggio del Verona, e questa è stata, come ripeto, uno dei problemi, però torno a precisare che non credo che ci sia da dare colpe specifiche alla squadra per questa partita, cioè nel senso che, cioè, guardando un po' a quello che poi era il campionato all'inizio, no? Quando il Verona doveva essere una delle due, tre squadre più forti, poi sì, c'era anche il Crotone, cioè, però insomma, quando si parlava di squadre più forti si diceva Benevento, Verona, Palermo. E Palermo. Comunque Verona ha fatto 6 punti contro lo Spezia, non meritando di fare 6 punti. No, però voglio dire, cioè, quindi quando si va ad analizzare il campionato, oltretutto poi a gennaio hanno preso altri giocatori importanti perché hanno cambiato gli esterni di difesa, hanno messo esterni di perché magari non andavano bene. Hanno messo Di Gaudio. Pazzini, cioè, relegato in panchina. In panchina. Cioè, sono tutte situazioni, secondo me, che ovviamente cioè, fanno sì che quella sia una delle squadre che comunque a livello tecnico mantiene il livello forse tra i più alti della categoria. Quindi perdere con una squadra del genere ci sta. Voglio dire, noi siamo andati a vincere la Cittadella contro una squadra che era al nostro livello di classifica, che all'inizio dell'anno era una squadra che doveva essere alla nostra portata, però eravamo lì, cioè si diceva Cittadella può dare playoff, lo Spezia può dare playoff. Prima di andare al sondaggio, ritorno da Tommaso, secondo te, parlando realisticamente, lo Spezia ha i punti che si merita, sia per quanto avete prodotto e nello stesso tempo per quanto vi aspettavate prima della partenza di questo campionato? No, prima della partenza del campionato non sapevamo bene, sinceramente, quale fosse il nostro reale valore. Adesso penso che sì, più o meno alla lunga la realtà è questa. E probabilmente il peccato più grande è che ci abbiamo messo un po' a ingranare le prime partite del campionato, per cui le prime 4-5 forse non eravamo ancora noi e avremmo fatto qualche punto in più. Certo. Se li facciamo nel giro di ritorno, qualche punto in più possiamo essere un po' più. Eccoli qua, andiamo ai voti, Enrico. Sì, dicevo appunto, la difesa ha preso una mezza stella in meno rispetto al centrocampo, che comunque è stato considerato sufficiente. L'attacco invece, diciamo, è stato quello più penalizzato, forse perché non si è raggiunto il pareggio, nonostante magari pesa molto i gol mangiati davanti, uno in maniera particolare, poi mangiato veramente, perché le altre situazioni, insomma, la palla può andare dentro, come no, il colpo di testa all'ultimo di Galabino, nel primo tempo il contropiede in cui Galabino aveva avuto quel pallone molto bello di Okereke, che poteva essere anche lì un'occasione ancora più importante, il portiere la parata. Diciamo che è stato penalizzato un po' più l'attacco, dal quale magari si pretendeva qualcosa in più. In effetti dobbiamo dire che dal punto di vista, se analizziamo proprio la squadra, ecco, dei tre attaccanti forse il migliore è stato Bidawi, che nel finale è stato quello che ha
portato la squadra insieme a Tommaso là sulla sinistra, come al solito, quando scendono, poi c'è anche Mora che gli dà una mano, diventano pericolosi, Bidawi è diventato pericoloso negli ultimi minuti, Okereke magari un paio di partite che è meno brillante, anche se poi magari c'ha la giocata, come è successo nel primo tempo quando ha dato quel bellissimo pallone a Galabinov, oppure come è successo a Cittadella quando ha fatto quell'accelerazione che ha portato all'espulsione dell'avversario. Sono tutte situazioni che ovviamente anche lui, essendo giovane, e poi insomma tutti i giocatori secondo me nell'arco di un anno hanno un po' di flessione, no? È difficile Tommaso giocare, no? Tutte le partite, soprattutto se sia un titolare o comunque uno di quelli impiegati di più, giocare allo stesso livello tutte le partite è molto difficile. No, quasi impossibile. È vero, c'è sempre un momento in cui non sei al top della forma. L'obiettivo è sempre quello di cercare di star bene fisicamente, allora lì si riesce magari, però è difficile, come hai detto te, riuscire a stare sempre a certi livelli. È normale, ci sia un attimo di flessione. Adesso tu parlavi di Okereke, ma penso che un po' tu parlato di Okereke, sì. Però nell'ultima partita magari anche altri un po' sottotono, è ovvio che nella partita in cui sei un po' più in difficoltà, se hai qualcuno sottotono, sì, ovviamente il allenatore non ne può cambiare. No, ma poi infatti c'è la squadra in generale che ha fatto probabilmente un pochino meno del solito, ecco. Allenatore 3 stelline, comunque. L'allenatore è difficile che vada sotto la sufficienza, come sapete, insomma, a Marino credo che sia apprezzato, è ovvio che stavolta ha preso un po' meno, chissà, magari qualcuno pretendeva qualche sostituzione diversa, ma insomma poi siamo tutti allenatori quando si perde, no? Ecco, a proposito di allenatori, Tommaso, non assolutamente facendo paragoni, ma il modulo, quello di quest'anno, il 4-3-3, valorizza di più le tue qualità? Allora, fino ad oggi non avevo mai giocato con quel modulo, per cui non sapevo come. Però penso di sì, perché comunque di più, avere un di giocatore più sulla fascia, per cui l'esterno attacco in questo caso, e anche la mezzala che ti dà una mano, permette di andare più senza palla, per cui permette di arrivare più volte, secondo me, sul fondo. Sì, penso che mi valorizzi molto questo modulo. Il 4-3-3, diciamo, il lavoro del terzino è quasi fondamentale, cioè proprio. Quindi l'applicazione vera e propria di un terzino d'attacco si vede proprio nel 4-3-3. Mi hai dato un assist involontario, Enrico, sai quegli assist che vengono per caso? Cose preparate in allenamento. Ah, in allenamento. Nell'allenamento pomeridiano, nell'ultimo abbiamo preparato queste cose. Va bene. Si parlava di terzini e un terzino che comunque ha, diciamo così, dato grosse difficoltà nella scelta a mister Marino è Vignali, che ormai da un po' di partite è il titolare sulla destra. E anche lui non partiva coi favori. Sì. All'inizio l'ha detto Varino, ha detto io non lo conoscevo, per me poteva essere una riserva. Prima c'è riuscito un titolare. Angelo, poi c'è riuscito Vignali sulla parte destra. Ha parlato qualche giorno fa, sentiamo le sue parole e poi torniamo qui in studio. Il primo quarto d'ora forse è stato uno dei migliori dall'inizio del campionato, perché eravamo, cioè li abbiamo schiacciati nella loro metà campo e riuscivamo a saltare sempre il pressing, a giocare molto tranquillamente la palla senza sbagliare i passaggi. Poi probabilmente dopo abbiamo iniziato a fare qualche errore, ci siamo un po' abbassati e gli abbiamo lasciato più spazio per giocare. E loro, essendo una squadra che ha qualità, sono riusciti a metterci un po' in difficoltà e anche a segnare, a pareggiare. Forse insieme a Brescia-Palermo è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, ma comunque ce la siamo giocata a viso aperto come con tutte le altre. Quindi non trovo motivi per allarmarsi, anzi trovo motivi solo per continuare a lavorare come stiamo facendo e cercare di fare risultato già dalla prossima. Bisogna reagire, c'è sicuramente voglia di reagire a una sconfitta, anche perché venivamo da una striscia di 9 risultati utili consecutivi e vogliamo ricominciarla e cercheremo di farlo. Ma sicuramente quando magari c'è una sconfitta c'è un po' più di pessimismo, quando però si vince e si fanno i risultati
sicuramente l'entusiasmo è estremizzato, questo è il bene e il male di Spezia, di noi spezzini, perché mi ci metto dentro, perché ero così anch'io, però penso che come quest'anno non ci sia mai stato il divertimento che c'è sugli spalti da parte dei tifosi e l'entusiasmo, quindi io spero che e penso anche che una sconfitta non abbia portato tutti i tifosi ad essere pessimisti, anzi che penso che ci sostengano già da Carpi, perché comunque la vivo anche un po' di più sulla mia pelle, bene o male in giro vedo e sento che quasi tutti sono contenti. Queste le parole di Vignale, il tuo compagno di reparto. Andiamo con le domande dei tifosi. Partiamo da Fausto, ci dice: volevo chiederti a cosa devi di più la tua crescita continua, con prestazioni sempre al top. I miei più sinceri complimenti, sempre forza Spezia. Fausto. No, sicuramente l'allenatore mi ha dato fiducia e quella è la cosa più importante per un giocatore, almeno per me. Per cui sicuramente il fatto di giocare con continuità, quindi sia l'allenatore che proprio al continuo giocare ogni domenica acquisisci fiducia e tutto questo. Poi in passato devo ringraziare anche altre persone, come chi mi ha portato qua, che è il direttore Andrissi, e poi chi mi ha portato invece tra i professionisti, che è Cesare Albè, a cui devo tantissimo, che lui mi ha... Storico allenatore del Gian Erminio, fa tutto lui là, eh? Sì. Abbiamo appurato da te nel fuori onda. Allora Gianluigi ci dice: dovresti tirare di più da fuori, hai fatto un bellissimo gol, complimenti comunque per la tua carriera sempre più splendida, ci ricordiamo l'Eurogol contro il Cosenza. Sì, no, in molti mi dicono questa cosa qua, purtroppo non arrivo molte volte in zona tiro, ecco, soprattutto col mancino, magari ci posso arrivare col destro, ma è meglio che non lo usi, ecco. Liano ci dice: un ragazzo simpatico, serio e fortissimo in campo, lo saluto e gli auguro una grande carriera in Serie A, speriamo con lo Spezia. Enrico. Ecco, dicevamo nel fuori onda con Tommaso che l'altra squadra, ma io intendevo più per quando ho detto che il Verona è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà, intendevo per ora per quanto riguarda le partite casalinghe, magari evidentemente non l'ho specificato, perché fuori casa in effetti la squadra con la quale siamo andati più in difficoltà, nonostante poi siamo andati a segnare 4 gol, è il Brescia, perché il primo tempo del Brescia è stata forse l'unica squadra che ci ha tenuto lì tutto il primo tempo, ecco, non ci ha fatto uscire, però quando uscivamo, riuscivamo, meno male, sono venuti fuori comunque i 2 gol importantissimi, e poi se andiamo a vedere bene ci ricordiamo tutti il rigore che abbiamo subito alla fine, anche il primo gol, che magari, però in effetti, come dice Tommaso, ci sono state altre occasioni in cui o la manna ci ha messo una pezza o la traversa, però ecco, c'è da dire che il Brescia in questo momento è una spanna, no? Soprattutto quando c'è Donnarumma in campo. A Palermo è andata a giocare senza Donnarumma e si è visto subito, anche se poi ha pareggiato con un tiro cross, diciamo, non proprio il più bello dei gol, però insomma quando è il tuo anno ci sta anche che, secondo me, è il loro anno, primo perché sono forti di loro e poi perché anche lo vedi da queste cose, no? Con noi magari potevano perdere, hanno trovato l'arbitro generoso che gli ha concesso il rigore del 4-4, in altre situazioni forse qualche vantaggino gli è stato dato, che non gli serve nemmeno, perché meritano, quando vanno a vincere 4-1 con un rigore che non c'è, magari vincono 3-1, certo, capisci? Certo. Come è successo a Pescara. Pescara secondo me avrebbero vinto lo stesso. Quindi in questo momento dobbiamo dire che però noi con loro abbiamo fatto la bellezza dei 4 punti, quindi siamo da questo punto di vista... È vero, la squadra che per ora ha fatto più punti col Brescia. Presumo che sia stata la squadra che gli ha portato via più punti per ora, non mi ricordo all'andata... Sì. Come avevano fatto col Palermo in casa, però insomma mi sembra che avessero vinto o pareggiato, quindi a quel punto credo che siamo la squadra che gli ha portato via più punti, possiamo essere soddisfatti da questo punto di vista, perché è una squadra che ha 2 giocatori che sono fuori categoria, Tonali e Donnarumma, dico bene, forse anche altri, ma loro due in maniera particolare. Poi con lo Spezia ha giocato molto bene anche Torregrossa, partendo da dietro. Stavo per dire lui, bravo.
Angelo, Enrico, siamo d'accordo su porti tutto, via tutte le parole. Allora ti faccio qualche domanda. Arianna dice: ci fidiamo di te, siamo nelle vostre mani. E Gabriella ci scrive: sei la colonna del Nuovo Spezia, c'è entusiasmo e voglia di fare il salto. Io mi aggancio a questa domanda dicendoti: prima della partita con il Verona, tra di voi iniziavate a pensare di dire, se riusciamo a vincere col Verona possiamo fissare l'obiettivo anche più in alto e non solo a entrare dentro i playoff, o non l'avete mai fatto questo ragionamento dentro lo spogliatoio? No, beh, non abbiamo mai fatto questo ragionamento, però poi ognuno dentro di sé pensa in modo diverso, magari anche senza dirlo. C'è chi magari è più ambizioso, chi invece è un po' più prudente, però è normale che si ambisce qualcosa sempre di più. Penso che comunque manchino ancora troppe partite per guardare la classifica, per cui è ancora presto. Bastano due risultati fatti bene e poi si ancora a parlare magari d'altro. Piuttosto che due risultati fatti male, che poi magari esci pure dalla zona in questo momento in cui siamo, che è quella dei playoff. Per cui penso che sia ancora troppo presto per questo. In attesa di proiettarci alla sfida con il Carpi, ex bestia nera dello Spezia, possiamo dirlo? No? No? All'andata? No. In base al risultato dell'andata. In base al risultato dell'andata. No, ma noi stiamo... Benissimo. Il problema è casa loro. È il casa loro, hai ragione. Un'altra domanda, Daniele ci scrive: come mai spesso soffriamo l'uomo tra le linee di centrocampo e difesa, come è successo col Verona? A volte c'è anche la bravura dell'avversario, a volte c'è disattenzione nostra nelle uscite, per cui riescono a pescare questo giocatore. Ecco, probabilmente noi non siamo forti quanto in possesso palla, in fase non possesso, soprattutto quando le altre squadre parleggiano, magari proviamo un po' troppo a qualche uscita singola e non siamo bravissimi nei meccanismi di spostamento tattico in certe circostanze, come è accaduto nell'ultima partita, per cui sarà anche un po' è un po' la caratteristica anche delle mezzali e anche del mediano davanti alla difesa, perché Ricci è bravo, molto bravo in proposizione, anche bravo a difendere, però tante volte magari se lui esce le mezzali devono coprire, quindi magari puoi scappare. A un certo punto ti può anche scappare l'uomo, anche Paolo Bartolomeo, uno di quelli che magari è molto bravo in ripartenza, qualche volta magari può concedere qualcosa in fase difensiva, cioè non è detto. Poi magari abbiamo giocatori di vari tipi, ad esempio Crimi, forse secondo me è già più un giocatore che magari dal punto di vista difensivo ti dà qualcosina in più, cioè, però magari lo perdi in altre cose, cioè... Il centrocampo è molto vario, secondo me il nostro, ci sono tanti bravi giocatori che ora sono anche fuori. Probabilmente ne vedremo, adesso parliamo delle prossime partite, ci sono tre partite consecutive, secondo me ci sarà spazio per vari giocatori. È giusto sottolineare che anche lo stesso Marino, all'ultima conferenza stampa, prima della partita col Verona, l'ha accennata questa cosa, ha detto: io voglio portare il maggior numero di giocatori possibile alle ultimissime partite, e poi ovviamente tutti noi speriamo ai playoff, di modo che il maggior numero di giocatori possibile abbia i 90 minuti nelle gambe. Per far questo devi fare un po' di alternanza, quindi certo, sicuramente ci sarà spazio per tutti. Finora chi è entrato ha dimostrato sempre di non essere tanto inferiore ai titolari, e questo è uno dei punti di forza che ha avuto lo Spezia finora. Ovviamente ci sono stati poi i periodi in cui in un singolo riparto ti venivano a mancare tutti i giocatori. Tipo adesso c'è ancora emergenza in difesa, anche se insomma piano piano speriamo che il prima possibile Erlich magari trovi la forma migliore, e lo fine stesso 2018 c'è stata l'emergenza in attacco. L'emergenza in attacco, adesso vabbè c'è fuori da Cruz, ma per fortuna ci sono tanti giocatori. Se non hai emergenze, che è la possibilità di far giocare più giocatori che si alternano, secondo me dà l'opportunità a tutti di arrivare ben allenati alla fase finale, fai riposare un pochino quelli che sono i titolari magari ai quali ti affidi di più, e anche magari il centrocampo che ha un po' sofferto anche fisicamente secondo me col Verona, ma ci sta dopo aver fatto, secondo me abbiamo fatto le prime quattro partite del girone di ritorno a una velocità incredibile, cioè
andavamo a 100 all'ora quasi tutte le partite. A proposito, è ovvio che un po' di rifiatare a proposito di girone di ritorno, Enrico, parliamo del Carpi. Carpi che nel girone di ritorno ha fatto un solo punto in 5 partite, attualmente ultimo in classifica. Castori rischia qualcosa? Forse no, Castori, ha talmente tanti bonus anche a Carpi. Castori, chi è che prendono? Appunto, ha già cambiato l'allenatore. Se Castori, cioè Castori che è un'istituzione ormai a Carpi, se rinunciano a lui vuol dire che non sa più cosa fare. Cioè, è ovvio che, intendiamoci, questo campionato è un campionato difficile per tutti. Intendo dire che non è che il Carpi, perché è ultimo, vai là e vinci 4-0 in casa sua, dici per tanto questi ci lasciano vincere, oppure siamo talmente più forti che li ammazziamo. No, non è così. Non è così perché bastava guardare Carpi Perugia, e non so se il mister gli ha già fatto vedere qualcosa anche a loro. Carpi Perugia ha dominato il Carpi, ha vinto il Perugia all'ultimo minuto. Sì, è vero. Quindi non si può dire andiamo a Carpi, è sicuro che se andiamo là determinati, sì, è probabile che se andiamo là determinati e facciamo il nostro calcio li mettiamo in difficoltà. Su questo credo che ormai siamo tutti d'accordo, ma ci sono tante componenti, c'è il terreno di gioco, che ne so, la giornata di alcuni giocatori, la giornata di quelli degli altri, i tiri che magari arriva, un tiro che magari ti va dentro così, cioè come scopriamolo allora, Enrico, scopriamo il Carpi. Adesso ci sono tante domande, lo scopro, volevo fare sullo Spezia, sulla formazione. Sì, volevo fare una premessa dicendo che tu mi parli di Castori. Onestamente in questi ultimi anni il Carpi è andato piano piano indebolendosi anno dopo anno e vendendo i giocatori migliori. È una politica, probabilmente hanno raggiunto il loro apice storico, la Serie A per il Carpi. Io me lo ricordo quando era in eccellenza, cioè noi poi ci siamo andati a giocare in Serie C, ma loro erano ripartiti dall'eccellenza, facevano quei campionati lì, poi sono riusciti a tornare in Serie C, siamo andati alcuni anni A, poi non l'abbiamo visti per un certo periodo, poi sono arrivati in B, addirittura sono andati in A, cioè cose pazzesche per quel tipo di realtà, intendo dire. Assolutamente. Quindi evidentemente poi da lì c'è stato un problema, io non è che adesso mi intendo dei problemi del Carpi, non lo voglio nemmeno sapere, però ecco, al di là che sia un po' la nostra bestia nera, perché facciamo fatica con loro, specie quando vengono qua, abbiamo sempre fatto fatica. Quest'anno abbiamo vinto, speriamo che sia la volta buona che facciamo 6 punti, c'è tutte le possibilità per farli, però ecco, il Cabassi a noi è sempre stato, sì, abbiamo vinto anche lì, ma non mi ricordo quando, però insomma, sono passati da tanti anni, e ultimamente lo abbiamo perso, lo abbiamo pareggiato, quindi insomma io credo che però abbiamo tutte le possibilità di mettere in difficoltà una squadra vediamolo il Carpi, ecco. Come potrebbe giocare? Vai. Potrebbe 4-4-1-1 solito? Potrebbe giocare, intanto stavo cercando di vedere se riuscivo a mettere un po' meglio qua, ecco. Sì, beh, normalmente un po' il modulo è questo, no? Come sapete, il modulo castoriano, no? Questa squadra che gioca raccolta con le linee vicine e poi prova ad andare avanti tutti assieme se riesce ad attaccarti. Col Carpi sono riusciti a farlo, specie nel secondo tempo. In altre squadre magari hanno sofferto di più, però basta guardare anche la partita precedente che il Carpi aveva fatto a Brescia. Ha perso 2-1 restando in partita fino alla fine. Quindi, in un campo che noi sappiamo cosa vuol dire, insomma, perché purché abbiamo messo anche noi in difficoltà il Brescia, abbiamo visto che ci ha messo in grossa difficoltà. Quindi questa squadra è una squadra comunque da tenere in considerazione, ma anche la Sabbione che è squalificato, potrebbe giocare Marcianic, vediamo, o lui o l'altro innominabile, impronunciabile, che adesso non mi ricordo nemmeno perché sono tutti e due che hanno questi nomi stranieri. Poi c'è l'altro Paccioni, che lui invece giocherà quasi sicuramente sulla destra, con Piscitelli in porta, Poli da una parte, Kresic l'altro centrale. A centrocampo potrebbero giocare Rolando, Koulibaly, Pasciuti e Piscitella, e poi davanti Concas a supporto di Cissé. È arrivato Mustacchio nel mercato di gennaio, hanno diversi giocatori fuori che non recupereranno probabilmente. Questo è il Carpi, però ripeto,
quello che è riuscito a fare con il Perugia, soprattutto di non farli giocare, perché il Perugia è anche bravo tecnicamente, alcuni giocatori bravi, è riuscito a non farli giocare e a metterli anche in difficoltà sia sulle palle da fermo, quindi sui calci d'angolo, sulle situazioni da fermo, sia anche con due o tre azioni fatte palla a terra che sono state pericolose, cross al centro. Quindi bisogna considerarla una squadra da tenere in particolare considerazione, ma io credo che Marino la preparerà bene come prepara bene tutte le partite, quindi sicuramente li avrà già fatti anche negli allenamenti questi a porte chiuse, avranno già preparato qualche contromisura anche per questo tipo di modulo, anche se ormai i moduli di gioco poi sono quei due o tre, insomma non è che c'è tanta variazione, quindi se impari a giocare contro il 4-4-2, perché questo è più o meno simile, ovviamente ogni volta poi ci può essere la partita in cui ad esempio abbiamo giocato una squadra simile a questa, anche se con una qualità superiore, è stato la Cremonese che ultimamente è venuta al picco, giocava così, con queste linee vicine, con queste... siamo riusciti a penetrare al centro, oppure comunque siamo riusciti a mettere in difficoltà, comunque il secondo gol è venuto da un cross dalla fascia, insomma siamo riusciti a vincerla quella partita lì, però la Cremonese è una cosa, ripeto, il Carpi è un'altra, è vero che sta perdendo tante partite, però sottovalutarlo sarebbe la cosa, ma io credo che loro non lo faranno perché secondo me non hanno mai sottovalutato nessuno, nemmeno a Crotone, anzi credo che a Crotone ci siamo andati con la massima concentrazione possibile. In attesa dello Spezia ci scrive Riccardo, dal punto di vista... No, facciamo noi la domanda. Prima di tutto vorrei scusarmi con Augello e la squadra per la scarsa partecipazione da parte del pubblico. Si scusa Riccardo per tutti, diciamo. La Spezia era abituata a dare molto di più e questi ragazzi lo meritano. E poi una domanda strana, diceva, volevo chiedere a lui chi gli piace di più tra giocatori del ruolo, Martella, Mazzotta, migliore. Tutti ha scelto quelli con la M, però per dire, sabato, domenica è venuto Vitale, cioè voglio dire, ce ne ha diversi di giocatori bravi. La domanda sugli esterni della B. Ma non si vuole No, sinceramente non conosco neanche bene, certo, i giocatori. Quando gioca lui gli è dalla parte loro. No, quello che conoscete di più è sicuramente migliore, che è un ottimo giocatore. L'avversario che ti ha messo più in difficoltà tra l'anno scorso e quest'anno in B chi è stato? Penso che Marras sia fastidioso. Col Pescara, sì. Ho capito. Diciamo quella sera lì il Pescara era veramente in grande forma comunque. Ecco, un'altra squadra che ci ha messo forse meno in difficoltà del Verona, ma è stata più efficace davanti. Cinica in una maniera incredibile. È stato proprio il Pescara, che è venuto qua forse nel periodo migliore del suo campionato, sì. Anche se fuori casa il Pescara fa molte volte bene. Enrico, due domande. Infatti io sono fiducioso per la partita dell'Adriatico che c'è tra due settimane. Ricordiamo il Carpi, poi Livorno, mercoledì in casa e poi il Pescara in trasferta. Enrico, ci chiedono due cose. Due. Giusto mettere da parte Galabino dopo la prestazione sottotono e un'altra, ci sarà mai una chance per Mastino intanto che presentiamo la formazione? Vai. Allora, innanzitutto io non sono Marino, per fortuna della squadra, e quindi non sono io che faccio la formazione, posso solo dare quelle che sono le mie spiegazioni. Allora, tanto per cominciare, capisco, volevo fare un discorso, meno male che me l'hai mai dato un assist, volevo fare un discorso su Galabino, ma anche sullo stesso Lamanna, no? Che credo che nelle ultime 10 partite abbia fatto molte più parate decisive che non errori. Poi i nostri tifosi sulla Manna non hanno... Puntano il dito su Galabino. No, però insomma il secondo gol, molti gli hanno dato una colpa netta. Io gli do colpe relative perché secondo me era coperto, tanto per cominciare. Quindi quando hai due o tre giocatori davanti già comincia. La palla passa in mezzo a loro, poi gli rimbalza davanti. È vero che devi essere anche fortunato, perché se magari non gli rimbalza, la palla la prende, finisce tutto lì, ha fatto una bella parata, siamo tutti contenti. Quindi
abbiamo visto e vediamo di continuo errori di portieri sulle palle che rimbalzano davanti, anche se hanno la visuale bella precisa. Quindi è difficile dare colpa al portiere quando arriva un tiro da lontano, anche poi lontano relativamente, però c'è 23-24. Non divagare metri. Troppo. No, io volevo. Non voglio divagare. Voglio, ti chiedono. Se, di Galabino, no, lascia perdere cosa di mi chiedono. Posso ma dire, come no? Te lo chiedo. Posso dire ma te lo volta. Chiedo. Prima rispondi ai aspetta, tifosi. Aspetta, ho detto, dai. Mi dai l'ast per parlare dai. Di tutte e due. Fammi finire, non mi interrompere, se no ci metto di più. Oh. Quindi, siamo dato sì che l'opinionista sono io, decido io gli argomenti. No, te due. Devi rispondere alle domande. Dai, scherziamo. Dai. È inutile che andiamo stiamo su Galabino. A divertirci sull'argomento, dai. Meglio che abbiamo anche Tommaso, vogliamo sentire lui. Quello che volevo dire semplicemente è che ci sono dei giocatori dai quali si pretende di più. Per dire, se fa un errore Tommaso, dice vabbè ha fatto un errore, ma in fin dei conti, cioè ci sta che lo faccia. Se lo fa Galabinov viene preso di mira. È ovvio che ha potuto giocare poche, cioè non poche, ma insomma non ha potuto giocare le partite che voleva al massimo della condizione fisica, perché purtroppo quando passi da un infortunio all'altro non è mai facile, l'abbiamo detto. È entrata a Cittadella, ha fatto subito gol, quindi io capisco che il tifoso pretenderebbe che un giocatore facesse gol a ogni palla che gli arriva in area di rigore, ma abbiamo visto Diego Costa sbagliare un gol davanti alla porta aprendo il piattone ieri sera, che se l'avesse sbagliato lui se ne parlava una settimana, e è Diego Costa, gioca nell'Atletico Madrid, quindi ci vuole un po' più di equilibrio anche quando si valutano i giocatori, no? È ovvio che tu dici il colpo di testa, che è una delle sue caratteristiche migliori, è difficile vederglielo sbagliare un colpo di testa così, però c'è il tempo, la luce, che cosa vuoi, ci sono tante cose, bastava farla scendere 10 cm di più e probabilmente l'avrebbe schiacciata, ma noi che siamo seduti in tribuna poi andiamo a dare il voto e diciamo ha sbagliato quel gol lì 5, no, faccio per dire, no? Cioè si fa presto, poi bisogna essere lì in campo davanti alla porta. E ci sono tante variabili, no? Quindi è vero che da un giocatore ti aspetti tot, però secondo me aveva fatto un ottimo primo tempo, andando anche a cercare di provare di tenere alta la squadra, qualche palla lanciata laggiù l'aveva tenuta alta, e poi nel secondo tempo è ovvio che quando c'hai una palla così tutti ci auguriamo che faccia gol. Però ecco, non pretendiamo la luna e cerchiamo di essere sempre di mantenere l'umiltà che secondo me è giusto mantenere e che questa squadra deve mantenere. Perché se no cominciamo a dire ogni volta che c'è un errore a mettere la croce addosso a un giocatore, secondo me non si va avanti in maniera positiva. Lo sappiamo che noi qua siamo così, ci facciamo presto, se Mora fa la rovesciata lo consideriamo la rovesciata più bella della storia del calcio, no? Fa un errore, è l'errore più grosso del mondo, io non l'avrei sbagliato nemmeno io, cioè vabbè, ma quelli sono discorsi, quelli sono discorsi che non solo a Spezia, perché credo che poi il calcio, però quello dobbiamo più o meno dire lo guardiamo, basti sinceramente vedere Enrico al di là del gol di Cittadella, dobbiamo dire che da Galabinov ci aspettiamo ancora, ma certo, ma di vederlo ma qualcosa ci aspettiamo di più di tutto, e lui si aspetta di tutto da lui, perché io credo che anche la squadra sia consapevole di quanto possa dare alla squadra, però il sottolineare ogni volta l'errore non è che faccia bene. Devo dire che non è che il pubblico del Pico finora l'abbia mai fischiato, che quindi no. Da questo punto di vista, al di là delle scuse che fa il tifoso, no, per il pubblico di quest'anno, che magari non è il pubblico solito, però già col Verona c'era un po' di gente in più, c'è stato il tifo per tutta la partita, poi puoi vincere, puoi perdere, ma l'importante è che insomma si riesca a dare una mano alla squadra, come è giusto che sia, poi prendiamola con un pochino più di umiltà tutto. È stato scatenato i tifosi su Galabino, stanno arrivando un sacco di messaggi. È dall'inizio dell'anno che dico queste cose, non è che le dicevo la terza partita, come le dico adesso. No, secondo me ogni giocatore ha bisogno di... Cioè, se fosse stato un altro che avesse avuto più credito dalla tifoseria, cioè rispetto agli anni prima, per le cose che aveva fatto gli anni prima, non sarebbe un po' così bersagliato, perché si aspetterebbe, si direbbe, beh, ha avuto l'infortunio, diamogli tempo, tutti questi discorsi qua. Ci ricordiamo cosa è successo, per dire, quando Nenè, che gli anni prima aveva fatto bene, l'anno che è stato sempre fortunato, che non poteva giocare, non è che tutti si scagliavano contro Nenè, si diceva, vabbè, è infortunato, cioè, capisci qual è il discorso?
Cioè, è una questione anche di avere un po' di credito. È ovvio che tutti ci si aspetta tanto da lui, dalla Manna, da tutti quelli che sono bravi, perché è giusto che sia così, e la squadra da questi giocatori qua non può che ottenere qualcosa di positivo per le posizioni. Andiamo alla formazione, vai. Io ho provato a fare un po' di turnover, no, ma dato che non sono io l'allenatore, sicuramente sbaglio i giocatori che io prevedo facciano turnover e non li indovino, magari sono gli altri. Quindi è una mia idea di quella che potrebbe essere anche una variazione. Ad esempio, in difesa è difficile farne perché, ecco, potrebbe esserci De Colvignali, ma anche lo stesso Crivello al posto di Tommaso. Bisognerà vedere se sarà fatto turnover nella prima partita, nella seconda, nella terza. Bisognerà capire. Non so, De Colla si è allenato anche qualche giorno magari a parte, quindi forse è meno indicato che si faccia turnover dalla parte di Vignali. Potrebbe essere che questa volta fa riposare lui, però ecco, non lo so, è difficile. Io ho rimesso la solita difesa. In mezzo potrebbe esserci un turno di riposo per Ricci, per magari mette dentro Maggiore, potrebbe esserci un turno di riposo, come ho messo io, per Bartolomei, mette Crimi. Potrebbe essere che Crimi gioca al posto di Mora, o che Mora magari fa un riposo lui, perché bisogna vedere anche come li vede in settimana l'allenatore. Io, centrocampo e attacco c'è abbondanza. Purtroppo ho difficoltà a vedere gli allenamenti, quindi anche quelli a porte chiuse, a porte aperte non li vedo, quindi non so dirti sinceramente. Magari qualcosa di più di me riesce a intuire Tommaso, se hanno fatto delle variazioni durante la settimana. E davanti potrebbe ad esempio potrebbe prendere il turno di riposo Kerek, visto che magari queste due partite ha giocato un po' al di sotto, potrebbe riposare un tempo, che ne so, entrare nel secondo tempo, quindi Giasi dall'inizio. Poi è vero, c'è anche Mastino, ecco la domanda, mi era là, c'è la domanda di Mastino. È ovvio che là davanti, per il numero che sono, combinazione quando eravamo in pochi, lui non aveva forse ancora la forma fisica adatta. E quindi magari veniva preferito spostare anche Vignali a fare l'esterno alto. Adesso sono in più, quindi è probabile che ci sia un po' di turnover. Lo stesso Pierini è fuori da un po', gioca 10 minuti. A centrocampo c'è anche De Francesco che aveva fatto le sue partite, cioè c'è Maggiore che un po' che non gioca anche per l'infortunio, cioè ci sono tanti giocatori che l'allenatore potrebbe inserire in queste tre partite. Dirti ora cosa farà, credo che non lo sa nemmeno ancora lui precisamente, perché poi da una partita all'altra, quando giochi le partite ravvicinate, magari scegli da una partita all'altra. Allora, facciamo un esperimento, lascia la formazione regia, andiamo a Saugello. Guardiamo con la formazione. Io penso che nemmeno sotto tortura. Guardiamo la faccia di Augello quando vede la formazione, così giudichiamo quante ne ha azzeccate Enrico. Credo che la sappiano nemmeno anch'io. No, ma dai, ne ha azzeccati 9. Allora, l'allenatore 9, 10. Dice sempre: 9 e 10. No, l'allenatore dice sempre al venerdì: non vi do la formazione a voi della stampa, perché se vi dovessi dare la formazione a voi, i giocatori la vedono scritta sul giornale il giorno dopo. È giusto. Invece i giocatori devono saperla da me il sabato, dico bene? Quindi sabato mattina. Vuol dire che intuiscono poco anche loro durante la settimana. È ovvio che se c'è un solo terzino sinistro, gioca lui sicuro. Li chiediamo a Tommaso, Mastino come sta? No, bene. Bene, adesso bene. È un periodo che si sta allenando alla grande. Bene, speriamo di peraltro quando gioca, almeno credo, presumo che venga provato a destra, quindi te lo ritrovi dalle tue parti, no? Ah, sì, no, infatti gioca contro di te. Infatti sta veramente bene. Visto, sto io male, quello sto che gli occhi. Ok, e auguriamo a Giuseppe di trovare il campo presto. Io credo che in queste tre partite, secondo me, lo vediamo. Bene. Maurizio ci scrive per Augello: grande Augello, ti confesso che quando andò via Lopez ero un pochino preoccupato. Lo hai sostituito alla grande con la stessa grinta, ma con maggior precisione, senza rischiare ogni volta il rosso. Una sicurezza sulla fascia, continua così. Grazie. Quindi questo è l'apprezzamento dei tifosi dello Spezia nei tuoi confronti. Io devo dire la verità, non perché è qua, ma io ero assolutamente tranquillo che quest'anno il titolare avrebbe fatto lui. Pur sapendo che Crivello è un buon giocatore, un giocatore che sicuramente ha anche l'esperienza, ha vinto anche due volte il campionato negli ultimi anni, cioè non è che uno che questa categoria non l'ha fatta. A Cittadella si è comportato bene anche da centrale difensivo, niente da dire. A Crotone quando ha giocato ha fatto bene, la partita precedente quando aveva giocato aveva fatto bene. Quindi credo che
le alternative il mister le avrà proprio per questo motivo. Se continua a far giocare lui vuol dire che, come il mister ha già dichiarato tante volte, che ha scoperto un giocatore che gli dà pienamente quello che vuole, perché però l'allenatore tante volte magari anche due giocatori simili, c'è un giocatore che gli dà qualcosa in più dal punto di vista di quello che vuole lui, dal sistema di gioco, magari lo fa giocare più spesso. L'unica cosa che volevo chiedere, l'unica, magari ce n'ho anche un paio di domande, ma la prima che ti volevo fare è: dove ti senti di dover migliorare ancora? Dove ti senti di poter migliorare ancora? Ma sicuramente in fase difensiva, nella marcatura. Poi vabbè, non sei 1,90, quindi vabbè. No, però sicuramente cioè, bisogna migliorare, sia sugli angoli, in marcatura. Prendi le pertiche. Quando ti punta l'avversario bisogna migliorare e poi usare il destro. Quando magari arrivo sul fondo e riesco a rientrare, riuscire a utilizzare un po' meglio il destro. Un po' di muretto a fine allenamento. Contro il muro. Con il classico muretto a fine allenamento. Tommaso, davvero... è stato bello stasera chiacchierare con te. Un'ultima domanda però curiosissima che lo metterà un po' in imbarazzo, eh? Però prima, aspetta, non lo prima so, volevo fargli un'altra anch'io comunque. Andiamo con la schedina dello Spezia Confidence, poi la domanda di Enrico e l'ultima dei tifosi da casa. Andiamo a vedere i pronostici della prossima giornata. La schedina dello Spezia Confidential in ricordo del mitico Rino Cappellazzi. Nel turno precedente il club Pucciarelli ha ottenuto un buon risultato, 6 punti, quindi 6 partite indovinate. Pronostica la 25esima giornata è del club di Enrico, noi sonà per le Aquile, Mauro Lulli. Scherzo Enrico. Verona Salernitana 1. No, è il titolo che ha dato loro, non è che... Certo, cioè... molto simpatici. Verona Salernitana 1. Brescia Crotone 1, Carpi Spezia mette l'X2, Cittadella Lecce X, Cremonese Ascoli 1, Perugia Cosenza X, Pescara Padova 1, Foggia Benevento X, Livorno Venezia 1. Questo secondo Mauro. Non ci ho messo bocca io su questo. Vai Enrico, la tua ultima domanda per Tommaso, vai. No, dicevo, dall'altra parte, vedendoti a dover affrontare, visto che ce l'hai di vicino poi, no? Sempre, e riuscite a fare anche queste combinazioni importanti con lui, vedendoti terzino a marcare Bidawi. Per fortuna non capita mai in allenamento perché gioca dall'altra parte, però vedo che tutti vanno in difficoltà. No, un giocatore incredibile. Finta contro finta. Com'è incredibile, ma io neanche quando guardo la Serie A vedo un giocatore così. Nel dribbling è impressionante lui. Veramente salta sempre l'uomo, torna, ti risalta, sembra che la perde, ti salta. Poi sicuramente delle mancanze perché sennò non sarebbe qua. Però da quel però insomma se fa su quel qualche gol. Su quel fondamentale è veramente incredibile. Tra i migliori della Serie B. Ma io ricordo, no? Perché non è che lo scopriamo, perché ormai è in B da tanti anni, no? Quindi ce lo ricordiamo nel Latina, nell'Avellino. Ce lo ricordiamo come giocatore che quando sta bene si è, in preparazione alla partita abbiamo sempre detto occhio perché là c'è Bidawi che ti mette in difficoltà sulla rapidità eccetera, quindi l'abbiamo sempre considerato un giocatore importante per la categoria. A Crotone aveva fatto anche a Crotone, però mi ricordo, no, le parole di Angelotti quando è arrivato, no? A parte lo storpiamento del nome che il direttore è spettacolare. Lo caldeggiò molto il direttore è spettacolare questo arrivo di Bidawi, eh? Ma cioè, te dovresti essere a giocare dall'altra parte, io mi incavo con te, insomma tutte queste cose che lui ha, queste espressioni anche simpatiche che Guido ha, e io sono d'accordo con lui, non più di qualche anno fa quando voleva portare Caputo qua, no? dal Bari, lo diceva sempre, mi diceva Enrico, Caputo è il più forte attaccante della B, avessimo l'opportunità, però ne abbiamo tanti forti, allora c'era, poi insomma, era il periodo di Miskovic, la gestione croata, sì. Non riusciva proprio a fare quello che voleva, se no credo che l'avrebbe portato su e poteva essere veramente un giocatore che qua trovava, perché poi sai, qui quando gli attaccanti trovano, è vero che siamo bravi anche a criticarlo il giocatore, però quando poi il giocatore ti dà qualcosa, soprattutto gli attaccanti qua hanno sempre avuto, prima dell'inizio della trasmissione parlavamo di Zaniolo, no? Igor qua è stato un giocatore di quelli, no?
è sicuramente ricordato per come affrontava le partite dal punto di vista della voglia che ci metteva, che si vede anche in Nicolò da questo punto di vista, devo dire la verità. E poi là davanti, la prima cosa, faceva anche gol, insomma, questo centravanti classico. Ecco, se ti fai innamorare, poi è ovvio che magari l'amore è andato scemando nei suoi confronti quando è passato al Genoa, però al di là di questo io credo che l'attaccante che qua fa bene poi diventa un idolo alla svelta, ecco, è successo in passato, può succedere anche con Galabino o con chiunque altro. Ci ricordiamo l'anno scorso, perché è una cosa reale, delle partite in cui non ti spiegavi come mai Mora facesse quel tipo di partite. Credo che nemmeno lui, se glielo chiediamo ora, non Tommaso, ma lui proprio sa perché non riusciva a fare partita. Adesso sembra tutto un altro giocatore. Certo. Non so se tu hai qualche spiegazione su questo, visto che ce l'hai sempre avuto lì vicino, perché hai giocato sempre a sinistra quando giocavi. No, a parte che l'anno scorso magari giocavi un po' meno, però insomma non era paragonabile a quel giocatore che si sta vedendo. No, assolutamente, ma si è sempre saputo che è un giocatore forte. Probabilmente il scendere di categoria non è mai facile per nessuno, soprattutto poi quando sei capitano in una società come la SPAL, che all'andata aveva pure giocato tanto. Certo. Poi magari sbagli qualche prestazione e subito il pubblico non ti aiuta, per cui quando quest'anno ha iniziato a sentire la fiducia è tornato il giocatore che è. Vero. Tommaso, chiudiamo con questo messaggio di Nadia, ci scrive: Augello il più richiesto insieme a De Col per i selfie con le tifose. È vero? No. Eccoci. È vero questa cosa, no, che fate a gara? Il più richiesto dalla Serie A, invece mi hai buttato lì, richiesto dalle tifose. Tac. Per i selfie. Beh, è richiesto un po' per tutto. Allora. Per i selfie, dice. Con De Col, se la gioca con De Col. Sì, insomma, io non lo so, perché io appartengo a un altro tipo. Guarda, si è imbarazzato, quindi vuol dire che è un bravo ragazzo. Va bene. Bravo ragazzo non lo mettevamo in te. Però anch'io sono un bravo ragazzo, ma purtroppo sono mai stato bello. Non te ne chiedo. Questo è il problema. Hai capito? Cioè, questo, la mia cosa negativa è quella. Evidentemente lui c'ha anche quella. Grazie Enrico, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie a Tommaso Augello, in bocca al lupo per il proseguo della stagione e della tua carriera. Noi ci ritroviamo lunedì per Proviamoci alle 20 dopo il TG per parlare della sfida di Carpi, ma per anticipare, Livorno, anche per anticipare la sfida di mercoledì alle 21 in casa contro il Livorno, parleremo di questo, soprattutto del derby di mercoledì giovedì prossimo nella nuova puntata di Voglia di Spezia. Arrivederci.